Ciao a tutti, io sono Valerio. Io sono Luisa. Noi siamo i Widi ed oggi siamo in un nuovo video. Questo è un nuovo video di slime. Proveremo a fare un ennesimo slime per vedere come uscirà. La ricetta che useremo ci avete consigliata a voi sotto i commenti dell'ultimo video, quindi consigliateci sotto i commenti di questo video altre ricette di nuovi slime che ne faremo. Inoltre, se volete essere salutati nel prossimo video, perché vi ricordo che ogni settimana saluteremo i 5 fan della settimana, ovvero le 5 persone che sono state più attive in assoluto su YouTube, Instagram e Musical.ly, seguite le istruzioni che sono qui sotto nell'info box. Detto ciò, iniziamo. Allora, le prime cose che occorrono sono una ciotolina e un cucchiaio. Iniziamo a mettere la colla vinilica. Dopo aver messo la colla vinilica, mettiamo quest'altro tipo di colla. Dopo aver messo questa seconda colla, mescoliamo. È la soddisfazione più grande del mondo mescolarla, perché già si inizia a sentire comunque la composizione dello slime, che è fighissima. Più sugo. Ok, dopo aver mischiato prendiamo l'acqua. Io uso come misurino il tappo per evitare di metterne troppa. Inizio a mischiare per vedere se va bene. Ok, ora, dopo aver mischiato e aver fatto venire questa specie di pappetta, aggiungiamo lo shampoo. Ok. Anche lo shampoo, finalmente aggiungiamo la tempera. Questa volta abbiamo scelto una tempera verde, quindi è la parte che preferisco, perché tutto si inizia a colorare. In più il verde è il mio colore preferito, quindi amerò questo slime. Ok, mischiato il colore, aggiungiamo la schiuma da barba. Ok, le mie mani sono davvero un qualcosa di indicibile in questo momento, però non ci pensiamo. E iniziamo a mischiare questa schiuma da barba. Ne ho messa prima poca, così l'aggiungiamo mano a mano se ce n'è bisogno. Ok, dopo aver mischiato la schiuma da barba, aggiungiamo il detersivo. Ne mettiamo davvero poco, perché comunque non è uno slime molto grande e in proporzione di questo ce ne deve andare super poco, quindi iniziamo a mettere questo. E poi, come al solito, il consiglio migliore che possiamo darvi è di metterne poco e poi man mano aggiungere. Ok, allora siamo stati mezz'ora almeno a girare, a aggiungere altri ingredienti, perché diciamo che le dosi non erano perfette. Ed è venuto uno slime, diciamo, boh, abbastanza carino, bam. Questo è il risultato, ragazzi, ci abbiamo messo davvero tantissimo, quindi non scoraggiatevi se non ci riuscite al primo colpo, perché veramente ci abbiamo messo un casino di tempo, però dà tantissima soddisfazione, ve l'assicuro. Quindi se avete tempo fatelo, perché è una cosa davvero troppo divertente. Valerio lo sta tipo uccidendo, ma il bello dello slime è che puoi ucciderlo ma torna sempre alla stessa forma. Il video di oggi finisce qua, speriamo che a voi sia piaciuto, perché a noi è piaciuto tantissimo. Per la prima volta in tutta la nostra vita ci è uscito uno slime. È stato davvero faticosissimo, a un certo punto pensavamo di non farcela perché è stato davvero impossibile, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Fateci sapere se anche voi avete fatto questa ricetta e se ci siete riusciti come noi, oppure avete avuto qualche difficoltà e non ce l'avete fatta.
scrivetelo qui sotto nei commenti. Detto ciò, salutiamo i 5 fan della settimana, ovvero quelli che sono stati più attivi in assoluto. Salutiamo Diego Nativo con 2 O. Ciao Diego. Ciao Diego. Lorenzo trattino basso fan trattino basso boy trattino basso eternal love. Ciao, ciao Lorenzo. Yama trattino basso cry baby. Ciao Yama. Ciao Yama. La fanpage Willy trattino basso il trattino basso my trattino basso life. Ciao. Ciao. Salutiamo Francesco Di Mauro. Ciao. Ciao. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi cliccando in questo pallino e vedete this one, questo video che è molto carino, tattico. E se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate qua sotto con hashtag amazing slime. Bye.